Buonasera, sono Francesco Fusilla del Centro Territoriale di Supporto del TUSP di Verona, dell'Ufficio Scolastico Provinciale, e con questo video voglio mostrare il funzionamento della lavagna interattiva a basso costo, vale a dire una lavagna che è governata semplicemente da una Wii che è collegata attraverso un Bluetooth e dialoga con un computer, attivata da questa penna che lancia un segnale infrarosso raccolto dalla Wii e semplicemente trasferito al computer come un segnale di un mouse. Per fare questo, prima di tutto è necessario calibrarla puntando negli angoli dell'immagine. Una volta fatta questa calibrazione, che dura pochissimo, si ha a disposizione un sistema perfettamente interattivo, come si può vedere. In questo schema si può capire il funzionamento di dialogo fra l'immagine, la Wii e il proiettore attraverso Bluetooth e la funzione di questo pennino. Ecco, questo pennino naturalmente è pari ad avere un pennino di un mouse. Adesso, ad esempio, prendo in mano questo programmino bellissimo che si chiama Tux Paint e disegnerò sulla lavagna come avessi il mouse qui. È un bellissimo programmino che i bambini amano alla follia perché permette di disegnare, di collaborare con i bambini e decidere, come si vede, il comportamento di questo pennino è piuttosto preciso, direi pari, se non migliore, a quello di una lavagna che ha costi completamente differenti. Naturalmente posso migliorarlo con, per esempio, un'occhiella, un fagiano, o troppo grande, torniamo indietro, un fagiano più piccolo. Per finire, dopo aver spiegato come funziona questo bellissimo sistema a basso costo, mostro anche il sistema di notazione, vale a dire se c'è una presentazione, qualsiasi cosa proiettato sullo schermo, è possibile andare a fare delle notazioni, come si può vedere, ad esempio questa. Oppure questa, ed è possibile, come per gli altri sistemi più conosciuti delle LIM, salvare quello che si è fatto in un file, in questo caso sulla scrivania. Io salvo questo documento che poi, se voglio, in un secondo momento posso andare a recuperarmi, eccolo qui, per poter lavorare ulteriormente. Naturalmente è abbastanza importante adoperare anche software libero, open source, ma anche il software proprietario può funzionare dignitosamente su una lavagna interattiva come questa, gestita da una Wii. Quindi a questo punto mi sembra molto chiaro il funzionamento di questo sistema. Io saluto tutti, ricordando che sono Francesco Fusillo del Centro Territoriale di supporto dell'USP di Verona, dove è possibile avere consulenza su questo sistema, ma in particolare su sistemi e le tecnologie per migliorare l'accessibilità dei ragazzi portatori di handicap. E naturalmente questo è un sistema che, migliorando la comunicazione didattica, migliora anche l'accessibilità al sapere di quei ragazzi che utilizzano linguaggi molto diversi dal nostro. Ecco, con questo vi saluto e vi auguro di utilizzare la lavagna interattiva a basso costo.